Buonasera, Demoni d'autore 2, terzo appuntamento il 17 novembre con Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis, 1981. Il mio film horror preferito. Arrivava da The Blues Brothers, arrivava da Animal House, John Landis con Un lupo mannaro americano a Londra riesce incredibilmente, e da maestro qual è, a confondere, nel senso di mischiare commedia, horror, humor nero britannico in un film capolavoro. Riesce in questo grazie alla sua grandiosa conoscenza degli anni Ottanta, alla sua grandiosa conoscenza del dosare esattamente tutti gli elementi come un equalizzatore, gli elementi dello humor, gli elementi della commedia e gli elementi dell'horror, perché Un lupo mannaro americano a Londra è horror, è uno dei film più terrificanti che abbia mai visto, ma anche perché la creatura, cioè il lupo mannaro, viene dosata in maniera coerente con tutta la storia, non si vede né troppo né troppo poco, c'è anche del sentimentalismo, c'è forse il classico rapporto tra la bella e la bestia, c'è un grande rispetto per la Londra a quei tempi di Carlo e Diana, una Londra dove riesce solo John Landis a inserire lupi mannari e zombie all'interno di un catastrofico cinema dove viene trasmesso un film porno che in questo modo riesce a decontestualizzare nuovamente la creatura, il lupo, che fa ancora più paura proprio perché viene messo all'interno di questa Londra anni 80. Quindi noi vi aspettiamo assolutamente al Cinema Filo il 17 novembre per venire a vedere il capolavoro horror di John Landis, Un lupo mannaro americano a Londra. E chi non viene deve guardarsi dalla luna. Without a love.